Estima Microelectronics è lieta di presentare la sua soluzione per un alimentatore ausiliario da 100 W per applicazioni industriali, capace di sostenere tensioni d'ingresso fino a 1000 volt DC. Ci sono diversi mercati che necessitano di tensioni operative molto elevate, come motori industriali, gruppi di continuità di alta potenza, i cosiddetti online UPS, Uninterruptible Power Supply, ed anche inverter solari. In tutte queste applicazioni si lavora con tensioni di ingresso ben più elevate dei classici 230 volt AC delle prese di casa. Ciò implica, ovviamente, anche la necessità di un design dedicato per l'SMPS, cioè per l'alimentatore. L'alimentatore ausiliario è un blocco piccolo ma critico delle applicazioni appena elencate. In generale, il suo scopo è quello di fornire la tensione di alimentazione per l'elettronica principale. Ciò significa, ad esempio, 10-20 volt per gli switch di potenza e 5 volt o 3 volte 3 per i microcontrollori. L'alimentatore ausiliario è connesso a bus di tensione differenti a seconda dell'applicazione. Se consideriamo ad esempio gli inverter solari, l'alimentatore ausiliario può essere connesso davanti al convertitore principale dopo il pannello fotovoltaico per non consumare durante la notte e garantire allo stesso tempo sicurezza di alimentare il convertitore nel caso in cui la rete venga disconnessa per motivi di sicurezza. Allo stesso modo, negli UPS online, l'alimentatore è connesso al bus DC intermedio perché deve continuare a lavorare anche quando la tensione di rete viene a mancare. In entrambi questi esempi, l'alimentatore ausiliario deve lavorare con tensioni d'ingresso molto elevate. Per soddisfare le richieste di questi mercati, ST ha sviluppato il reference design STEVAL ISA 211B1. Questo alimentatore ausiliario da 100 W è un convertitore flyback isolato, capace di lavorare con tensioni alternate da 230 V AC a 690 V AC o con tensioni continue da 150 V a 1000 V. La tensione di uscita è 24 V, in modo da poter essere collegata ad un convertitore standard a valle e derivare una tensione più bassa necessaria nell'applicazione. La board è molto flessibile ed il progettista può selezionare sia la modalità di funzionamento quasi risonante, sia la modalità a frequenza fissa, e abilitare o disabilitare la protezione di brownout. Questa board sarà ordinabile a partire da dicembre 2020. Questo reference design è basato completamente su prodotti ST. Innanzitutto il MOSFET a supergiunzione da 1700 V della famiglia K5, il controllore flyback L6566BH, il diodo di uscita a Schottky, il MOSFET da 600 V usato nel blocco di high voltage startup, il riferimento di tensione TL431 e il soppressore di tensione che viene utilizzato insieme ad un diodo ultrafast per limitare il picco sul drain del MOSFET principale. Un punto chiave di questa soluzione è la capacità di gestire una così alta tensione d'ingresso e a tal proposito spiegheremo perché è necessario uno switch da 1700 V. La tensione di breakdown del MOSFET principale deve essere più elevata della massima tensione che può cadere tra drain e source. A causa della topologia flyback, essa consiste di vari elementi. Innanzitutto, la massima tensione d'ingresso che, come abbiamo detto, in alcune applicazioni industriali può arrivare fino a 1000 volt, più la tensione riflessa che dipende dal rapporto spire tra primario e secondario, in genere tra i 50 e i 200 volt. A ciò si deve aggiungere lo spike di tensione causato dall'induttanza di leakage, ossia di perdita, anche in questo caso tipicamente tra i 50 e i 200 volt, ed un margine di sicurezza. In genere si raccomanda tra il 10 e il 30%.
La somma di questi elementi porta ad un valore consigliato di 1700 volt per lavorare in maniera sicura. È importante evidenziare la soluzione adottata in questo reference design per lo startup. Nonostante il controllore L6566BH abbia un blocco di high voltage startup integrato con breakdown molto elevato, 840 volt, questo valore non è ancora sufficiente. Ecco perché è stata realizzata una particolare circuiteria. Il MOSFET Q1 da 600 volt viene usato insieme ad un diodo Zener di piccolo segnale per estendere la tensione di startup fino a 1200 volt. Ognuno dei capacitori C1, C2 e C3, con la propria resistenza di bilanciamento, sostiene un terzo della tensione totale d'ingresso. La board è stata ampiamente testata in modo da verificare il comportamento in tutte le condizioni più critiche. Viene qui mostrato il dato più rappresentativo, cioè l'efficienza rispetto al carico a varie tensioni d'ingresso: 230 volt AC, linea blu, 400 volt AC, linea verde, 600 volt AC, linea magenta, e 1000 volt DC, linea gialla. Si può vedere che l'efficienza a pieno carico, cioè a 100 watt, è sopra l'86% a tutte le condizioni. Vale la pena di menzionare che l'efficienza massima viene raggiunta a 400 volt AC ed è superiore all'88%. ESTMicro Electronics offre diverse tecnologie per i MOSFET ad alta tensione. Questo reference design è un mezzo ideale per confrontare diversi switch con tensione di breakdown da 1700 volt. Sono stati testati un MOSFET in tecnologia planare, un MOSFET a supergiunzione della famiglia K5, ottenendo in questo caso il 4% in più di efficienza rispetto al MOSFET planare, ed un MOSFET SiC a carburo di silicio, la tecnologia più avanzata, ottenendo un altro punto percentuale in più di efficienza. Diamo ora uno sguardo alle famiglie chiave di prodotti ST che possono aiutare gli ingegneri a progettare un SMPS, cioè un alimentatore, robusto ed efficiente. L6566BH è un controllore flyback che può lavorare sia a frequenza di switching fissa, sia in modalità quasi risonante. Integra un blocco di high voltage startup che può sostenere fino ad 840 volt ed ha una gestione avanzata del basso carico che consente di ottimizzare lo standby. Questo controllore è particolarmente adatto nelle applicazioni che richiedono robustezza, perché è dotato di molte protezioni, come l'UVLO, Undervoltage Lockout adattativo, la line feed forward, cioè la retrazione positiva alle variazioni della linea, che consente di mantenere la potenza in uscita costante anche in caso di cambiamenti della tensione di rete, la protezione di sovraccorrente in ogni ciclo, le protezioni di sovratensione e di sovraccarico, la protezione di brownout e quella relativa alla saturazione del trasformatore. Inoltre è presente una modulazione di frequenza programmabile per ridurre l'interferenza elettromagnetica, la cosiddetta EMI. L6566BH è disponibile nel package SO16 Narrow. La serie di MOSFET a supergiunzione a tensione molto alta MDMESH K5 offre un portafoglio completo da 800 V fino a 1700 V, dedicato soprattutto alla topologia flyback. L'elevata tensione di breakdown permette una grande flessibilità di design e ampio margine, oltre alla più bassa RDS on per gli switch da più di 1000 volt, il che permette di gestire maggiore potenza con più efficienza. La bassa carica totale di gate QG consente uno switching più veloce e più efficiente. Inoltre, le ridotte capacità di uscita CISS e COSS
riducono in maniera significativa le perdite di switching. ST Microelectronics ha anche un ampio portafoglio di diodi. Nell'ambito delle famiglie di diodi di bassa tensione, fino a 200 V, le famiglie FERD e Schottky sono garantite all'avalanche, hanno un rating di temperatura di 175 gradi e presentano una bassa caduta di tensione diretta. I diodi di silicio di alta tensione, da 200 V a 1200 V, hanno un drogaggio di platino per garantire basse correnti di perdita ed elevata affidabilità. Anche in questo caso, la massima temperatura sostenibile è di 175 gradi. STI produce già da 10 anni diodi SiC a carburo di silicio, da 650 V a 1200 V, che offrono elevata robustezza e bassa caduta di tensione diretta. Grazie per aver ascoltato questa presentazione con ST Microelectronics.